Questa azienda nasce negli Stati Uniti nel 1956, quindi è un'azienda che è presente sul mercato da un po' d'anni e nasce con due intenti dall'allora fondatore, un certo Ned Sherman, di creare un servizio di sostituzione rapida di marmite, perché questo era un produttore di marmite che decide di crearsi la sua rete e quindi farlo in maniera diversa. Prende un po' esempio da quello che era successo l'anno prima con McDonald's, che si inventa il mangiare rapido, no? Quindi anche la rapidità gli viene da questo, e lo fa col sistema del franchising, cosa che fino ad allora non era stata utilizzata. E ancora oggi devo dire che mentre nei prodotti che avete voi il franchising oramai è un concetto ben conosciuto e affermato, nel mondo delle autoriparazioni il franchising, almeno in Italia, è ancora un qualcosa di veramente visto come una mosca bianca. Fai un confronto con la Francia. In Francia, beh, diciamo che Francia e Italia hanno lo stesso parco auto. Midas entra in Francia nel 73-74, in Italia entra nel 95, questo ci fa già capire come siamo sempre fanalino di coda quando parliamo di diciamo distribuzioni organizzate o di aziende commerciali organizzate. In Francia oggi, pur avendo lo stesso parco circolante, abbiamo la metà delle officine che ci sono in Italia e abbiamo diciamo, le società che lavorano come Midas, come Norauto, diciamo, organizzate a livello industriale, che detengono qualcosa come il 70-80% del mercato. Basti pensare che, per esempio, i gommisti sono quasi totalmente spariti in Francia, mentre in Italia ne abbiamo un numero strepitoso. È anche vero che morfologicamente la Francia non è l'Italia. Noi ogni 10 chilometri abbiamo un paese, abbiamo una cittadina. In Francia si concentra tutto nelle grandi città, poi hanno solo della grande pianura e della grande campagna. Assolutamente. E hai detto quante officine avete in Italia? Dunque, in Italia oggi abbiamo 73 officine, concentrate fondamentalmente nel nord Italia, in particolare in Lombardia. In Francia ce ne sono 340, in Spagna un 150, poi ci sono altri paesi come Belgio, Portogallo, e ultimamente l'azienda si sta sviluppando in particolare nel Nord Africa. Abbiamo aperto Algeria, Marocco e Tunisia. E nel mondo, nel mondo lo sai quante officine ci sono? Un po' meno di 2.800. Quanti diretti in Italia? In Italia sono 5 centri diretti e tutto il resto in franchising. Noi siamo costretti a innovare. Se facessimo il grafico del comportamento del servizio che ha dato Midas negli anni, noi nasciamo come sostituzione di marmitte, quindi se è un po' come l'uomo di Neanderthal, no? Che si alza piano piano, e abbiamo sempre aggiunto altri servizi, dandoli sempre con quelle che erano le nostre caratteristiche, cioè dandolo senza appuntamento, con il servizio fatto immediatamente, con la trasparenza e tutte le altre belle cose. Poi pensate che... per capire l'evoluzione, quali servizi? Cioè, abbiamo cominciato a introdurre tutta la parte frenante, pneumatici, tagliandistica, eccetera, eccetera. Tu considera che oggi, mentre negli anni 50 si viveva, 50-60, si viveva solo di sostituzione di marmitte, oggi la marmitta rappresenta qualcosa che non arriva all'1,5% del nostro fatturato rete. Quindi se fossimo rimasti a fare i marmittai saremmo morti 15-20 anni fa. Addirittura avete introdotto anche le due ruote. Stiamo introducendo le due ruote. Noi siamo un gruppo internazionale, quindi abbiamo il vantaggio di dividerci un po' i vari progetti. Quindi cerchiamo sempre di lavorare a 5-10 anni, perché come diceva giustamente... È il ciclo di vita dell'auto. L'auto cambia a una velocità impressionante, ma più che altro cambiano le abitudini di quelli che sono i consumatori di oggi e quelli di domani. Noi abbiamo, proprio per quello che ho sentito dire qua e che secondo me non è fondamentale di più, specie per noi che abbiamo un franchising di servizio, il lavorare insieme alla rete, il lavorare insieme agli imprenditori che hanno aderito al nostro marchio è fondamentale. Noi diciamo sempre che una buona idea che arrivi da
l'ultimo dei meccanici che lavora da un francesi o dal nostro amministratore delegato, se una buona idea va benissimo. Oggi come oggi, proprio per le difficoltà che ci sono a ottenere del credito di cui sentivo parlare prima, trovare qualcuno che spenda, perché anche per noi per fare un'officina tra una cosa e l'altra ci vogliono dai 200 ai 250 mila euro, quindi una cifra non piccola. Ultimamente noi stiamo andando più che altro su conversione di attività già esistenti, quindi andiamo dai concessionari che hanno l'officina autorizzata piuttosto che dagli indipendenti o dai gommisti. Questo permette di ridurre di quanto? Permette di riportare l'investimento iniziale a un 60-70 mila euro, quindi decisamente più abbordabile. Il grosso problema, quando si parlava prima di contratti, noi abbiamo un contratto di 41 pagine, quindi è un contratto pesantissimo. Il problema è che quando si rompe la relazione in un contratto di franchise, almeno come il nostro che è un franchise di servizi, o rompi definitivamente, cioè chiudi il rapporto, oppure non è che puoi andare col contratto e dire guarda che non devi più far così perché c'è scritto qua, e l'altro continua a farlo. È più basato sul rapporto di fiducia. Assolutamente. È solo quello, perché se no devi chiudere il rapporto, ognuno per la sua strada. L'unica arma che hai è quella.